Ben ritrovati in questo nuovo video per angiogurugeri.it. Quest'oggi recensione di powerbank e andiamo a parlare dunque del powerbank di Aukida, ben 5000 mAh, la cui confezione, che vedete, il modello è IPB N37. Abbiamo già provato in qualche recensione fa il modello dotato di USB di tipo C. Oggi ritorniamo alle origini provando il fratello minore, ovvero quello dotato di micro USB. Andiamo dunque a vedere quelle che sono le specifiche tecniche, il rapporto anche al fratello maggiore e ovviamente le mie considerazioni in questo video. Ebbene sì, eccolo il power bank di Aukida che vedete in questo pillolotto da 9 cm di lunghezza in 131 grammi di peso e che deve essere necessariamente rapportato a suo fratello maggiore dotato di USB di tipo C. Se vi siete persi la recensione ovviamente di questo power bank, andate ovviamente e potete trovarla su questo canale. Andiamo subito a parlare di quelle che sono le specifiche tecniche. Abbiamo un comparto porta molto limitato, abbiamo una USB di tipo standard, ovviamente come uscita per la ricarica dei nostri dispositivi, e quindi molto universale rispetto alla castrata versione del fratello maggiore, dove abbiamo solamente una uscita di tipo USB di tipo C e dovremo poi comprare degli adattatori, mentre abbiamo la parte in input, ovvero per ricaricare il power bank di tipo USB, micro USB, grazie anche al cavetto che ci viene fornito in dotazione all'interno della scatola, e ovviamente all'interno della confezione troveremo anche il manuale rapido per le istruzioni. Nulla da ridire ovviamente di quanto abbiamo già detto sul fratello maggiore: ricarica rapida, intelligente, che significa che se il dispositivo è compatibile, ovviamente che dobbiamo ricaricare, è compatibile con la ricarica rapida fino a 2 A, il power bank capirà la possibilità di fornire più energia al dispositivo e ovviamente supporterà la ricarica rapida, in quanto i tempi di ricarica diventeranno necessariamente più brevi. Mentre per quanto riguarda un qualsiasi dispositivo che permette la ricarica fino a 1 A, ecco che la ricarica avverrà in un tempo molto più lungo rispetto alla quick charge e necessariamente comunque porterà a termine la ricarica in più tempo. Una ricarica completa la riesci a fare, l'altra mezza ricarica arriverà fino al 25-30%. Questa però è dipendente dal mio test che ho effettuato su Honor 10, effettuato una ricarica completa mentre l'altra si è fermata al 25%. È anche presente un LED di notifica, anche se comunque molto nascosto, perché è presente proprio qui vicino alla USB standard di tipo diciamo di ingresso. Abbiamo anche la presenza appunto di questo LED di notifica, che assumerà esclusivamente 3 colori, blu, verde e rosso, e ci permetterà di capire in base in ordine decrescente, appunto prima il blu, con siamo ad una capienza completa di ricarica sul power bank, poi passeremo al verde e siamo intorno al 50% fino al 30%, per poi arrivare al rosso per indicarci che siamo quasi in dirittura d'arrivo con la potenza che verrà appunto offerta dal power bank. È disponibile in tantissimi colori e questi sono appunto segnati sulla scatola. Ritroviamo il blu, il nero, il rosa, poi il dorato, il grigio, che è questo che ho io, troviamo il grigio e appunto il silver, che è un'ulteriore colorazione. I prezzi ovviamente possono variare per le colorazioni, in quanto ci sono colorazioni che costano di più rispetto alle classiche. Questa che ho io, appunto la grey, è in vendita su Amazon a 12,99 euro. Costa sicuramente meno del fratello maggiore dotato di USB di tipo C e sicuramente può essere un'ottima alternativa per chi cerca un prodotto necessariamente portatile e tascabile da poter inserire in un borsello o magari in borsa, e per sopperire magari a coloro che posseggono dei dispositivi che non riescono ad arrivare fino a fine giornata. Quindi attraverso l'utilizzo di questo power bank riuscirete sicuramente ad effettuare un'ulteriore ricarica al dispositivo e
in caso di emergenza avrete quel 20% in più di autonomia che ovviamente non guasta mai. Ovviamente giù alla descrizione ritroverete il link per l'acquisto di questo PBN37 di Aukey. Ovviamente ringrazio Aukey per avermi inviato questo sample dimostrativo per poterlo recensire, e ovviamente vi invito anche a lasciare un bel mi piace alla pagina angeloruggeri.it, ma anche ad iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace a questo video. Da pochi istanti è disponibile anche la recensione scritta sul sito www.angeloruggeri.it, e noi ci rivediamo dunque ad un prossimo video sempre qui su questo canale.